possono scegliere quello che vogliono, però naturalmente il criterio è quello lì in genere negli ultimi tempi di scegliere un nome dell'Apostolo. L'unico nome che non scelgono è Pietro, per rispetto naturalmente a San Pietro, ma anche perché secondo certe leggende il Papa che si chiamerà Pietro sarà anche un segnale della fine della storia dei pontefici, quindi forse anche per scaramanzia il nome Pietro non viene scelto. Nel caso di Giovanni Paolo, anche lì la scelta è abbastanza chiara. Collegò i due papi precedenti, Giovanni e Paolo, e altrettanto ha fatto Giovanni Paolo II. Per Benedetto, ormai lo sappiamo, il suo amore per l'Europa, il suo amore per San Benedetto, per i benedettini, e quindi la scelta è abbastanza chiara. Il cardinale Re si rivolge a lui con la domanda sull'accettazione. Accetti la tua elezione canonica a sommo pontefice? Con quale nome vuoi essere chiamato? Well, as you can see in the ritual that we read today, there isn't a lot of time given, there's not an hour break by the time the person accepts, and then the question is, by what name would you wish to be called? Which tells us that perhaps some of those persons who may have imagined themselves or could have envisioned a possible election may have given some thought to this.